Il talk show è davvero finito? È la domanda provocatoria del panel di questo pomeriggio al Teatro della Sapienza. All'incontro moderato da Mario De Pizzo di Rai News 24 ne hanno parlato il direttore di Rai 3, Andrea Vianello, il volto del giornalismo Rai, Mia Ceran, ed i giornalisti Mediaset Francesca Barra e Pierluigi Pardo. Gli anni d'oro del genere sembrano oramai alle spalle. I 5 milioni di media di Anno Zero, i 4 di Ballarò, sono oggi un miraggio. L'audience televisiva è sempre più frammentata ed il talk è il genere che più sta risentendo della crisi generale della TV. I talk show di prima serata viaggiano su una media del 5-6% di share, mentre quelli del daytime tengono pur avendo perso qualche punto. Tra chi ritiene il talk un genere oramai inflazionato, anche in considerazione del fatto che ce ne sono troppi, e chi pensa invece che il problema sia il linguaggio della politica, oggi troppo distante dalla vita vera, la difficoltà più evidente sembra quella di trovare nuove strade per rinnovare il genere. Anche perché, secondo il direttore di Rai 3, Andrea Vianello, la TV comunque non potrebbe fare a meno di programmi dedicati alla politica. C'è stato forse negli ultimi anni un abuso di questo genere, costava poco, era facile da produrre, la politica offriva tanti spunti, quindi la moltiplicazione di un genere non fa mai bene alla resa poi televisiva, ma se fatta in maniera appunto intelligente, mirata, ritengo che sia ancora oggi uno dei pochi modi che ci sono per poter discutere di politica. Molti talk hanno deciso di assecondare il cambiamento dei gusti del pubblico. Porta a Porta dedica sempre più spazio a Costume e Cronaca Nera, stesso discorso per Matrix di Canale 5. E i risultati sembrano dar ragione a chi sceglie di cambiare, anche perché gli altri talk non prettamente politici reggono e anzi occupano ancora molto spazio nei palinsesti della TV italiana. Per Luigi Pardo, conduttore di Tiki Taka su Italia 1, ha le idee chiare sul perché della crisi. La politica rispetto a qualche anno fa ha perso un po' di quel clima quasi calcistico, quasi da tifo calcistico, che era rappresentato dalla presenza di un personaggio divisivo, polarizzante, molto amato dai suoi e piuttosto e fortemente contrastato dagli avversari, che era Silvio Berlusconi. L'interazione con il web potrebbe essere una strada, ma non è facile creare un modello vincente come quello di Gazebo, il cui conduttore Diego Bianchi è intervenuto a sorpresa durante il panel al Teatro della Sapienza. Il racconto della politica ci deve essere, ma l'agonia del genere impone una riflessione seria su come rinnovare i talk show della televisione italiana.